A danzarmi si devono anche entrambi gli affreschi sul sottarco della sesta e ultima cappella nella navata a sinistra di San Giovanni, di proprietà di Melchiorre Bergonzi, nonché all'attuale pala d'altare con il Cristo portacroce. La cappella in questione era dedicata ai quattro dottori della chiesa rappresentati sul sottarco ma non nella pala, il che spinge a chiedersi se in origine quest'ultima non si trovasse altrove. Tali opere sembrano in ogni caso prodotte negli anni 20, ma così certamente non prima del 1522. È indicativo che la figura della Prudenza eseguita da Anselmi sul sottarco derivi da un disegno del Parmigianino conservato da Schwarzworth, il cui stile non supporta l'ipotesi di una data anticipata, e li realizzò inoltre gli affreschi di Sant'Agnese e Santa Caterina nella cappella Ruggeri a sinistra del presbiterio, ma la dipendenza dell'angelo da quella del martirio e del Correggio nella cappella del Bono, catalogo 15, sebbene in controparte deve indicare una data non precedente alla metà degli anni 20, in ultimo ma non per importanza. Anselmi decora le volte a crociera della navata con un disegno grottesco e ripetuto su sfondo obscuro. Ma purtroppo non esistono documenti attestanti alla data della commissione o all'inizio dei lavori. Queste varie date, così come sono, rivestono particolare importanza in rapporto ai contratti firmati con le autorità dell'uomo, compreso Scipione Montino della Rosa, che era uno dei quattro fabbricanti. Fabbriceri, scusate. Oltre al contratto con Correggio furono stipulati accordi con Parmigianino, Anselmi, Rondani e del tutto inaspettatamente anche con Araldi nel novembre-dicembre 1522, se si, ci consentono sapere qualcosa su quali opere sarebbero state a disposizione delle autorità quando presero la cruciale decisione di dare avvio all'immenso progetto di decorazione del Duomo. Il contratto con Correggio fu stilato il 3 novembre, significativamente prima degli altri quattro, firmati con Parmigianino, Anselmi e Rondani il 21 novembre e poi con Araldi solo il 20 dicembre. Correggio accettava di dipingere la cupola, la volta davanti all'altare maggiore, l'abside e tutte le parti visibili delle pareti in direzione dell'abside. La superficie totale calcolata era di 150 pratiche quadrate, pertiche quadrate, scusate. Un'area gigantesca. Correggio avrebbe ricevuto la somma proporzionalmente ingente di 1000 ducati, la cifra di 1200 è cancellata nel documento, più 100 ducati per il materiale a colpire le autorità del Duomo. Erano stati ovviamente i lavori che aveva eseguito fino da allora a San Giovanni Evangelista. In realtà, almeno nel caso di imprese così colossali, l'idea di una commissione del genere non esisterebbe in astratto. A ispirarla è piuttosto, come dimostra l'unico esempio di poco precedente di Michelangelo, con il soffitto della Cappella Sistina, la disponibilità di un artista d'eccezione. Nella fattispecie anche l'iniziativa, coordinata in maniera di certo meno rigorosa, di far affrescare San Giovanni dalla squadra di pittori, servì a incoraggiare il progetto ancora più grandioso del Duomo.
I contratti supplementari contenevano ulteriori livelli gerarchici riguardanti tanto le pareti da dipingere quanto le remunerazioni. Anselmi fu incaricato di affrescare una volta a crociera del transetto meridionale, ma non l'abside, perché l'abside della Cappella Montini non era dipinta di recente, era stata dipinta di recente, scusate. Mentre il transetto settentrionale parmigianino doveva dipingere sia la volta a crociera sia l'abside, in verità con un dipinto decorativo anziché figurativo. Se il primo avrebbe ricevuto 200 ducati, il secondo ne avrebbe avuti solo 145, un compenso inferiore per una mole di lavoro maggiore. Lo stesso giorno Rondani accettò di dipingere le pareti occidentali e orientali del transetto settentrionale, più la nicchia di quest'ultima per 120 ducati. Una settimana dopo, il 28 novembre 1522, tutti e tre i contratti furono confermati, con Michele Mazzoni invece di Parmigianino. Infine Araldi si sarebbe occupato delle volte a crociera della navata centrale. Si specificava che avrebbe dovuto cominciare dalla campata più vicina alla crociera, da decorare con quattro profeti, e poi, se il lavoro fosse stato soddisfacente, procedere con l'affresco delle restanti volte in direzione della parte occidentale. Si scriveva che sarebbe stato pagato alla stessa tariffa di Parmigianino per un importo massimo di 200 ducati. In diversi dei contratti, le autorità del nome riconoscono in maniera tanto esplicita quanto implicita che gli artisti non sarebbero stati in grado di iniziare a lavorare finché non fossero state messe in atto alcune misure pratiche. Ciò poté forse rassicurare chi di loro aveva commissioni in sospeso, come corrige a San Giovanni Evangelista, che avrebbe potuto completarle per poi concentrare l'attenzione sul Duomo. Nel caso della cupola, che doveva essere approntata per Correggio, una serie di documenti stilati tra settembre e novembre 1523 indica che si era proceduto a innalzare un ponteggio per ispezionarla e a realizzare un rivestimento di rame e a rimuovere gli affreschi precedenti. Anche nel caso di Anselmi Parmigianino si fa riferimento alla rimozione di affreschi preesistenti a spese dei committenti, rimuovendo pitturas de presenti existentes in dieta fornice se volta et qui removerit debeat expensis dicte fabrice, e removendo illes pictures quesunt de presenti expensis propriis fabrice.